Allora, ciao a tutte. Allora, nuovo video svuota la spesa. Mi piacciono tantissimo questi video, ecco perché probabilmente ne vedrete tantissimi. Allora, sono stata al Gran Risparmio, che è il supermercato qui al mio paese. Perché qui abbiamo la Coop e questo supermercato qui che è leggermente più piccolo e dove lavora mia cognata, quindi fondamentalmente ci vado anche per questo e ho preso un po' di cosine. Allora, quando non mi va specialmente da andare all'Eurospin nell'altro paese e alla Coop praticamente per non spendere i miliardi, scusate ma sto affialando perché fa caldo. Vado appunto da mia cognata a fare la spesa. Allora, ho preso un po' di cose. Ora le tiro fuori dalle buste nel mentre che parlo con voi. Quindi non vi aspettate un video super professional, ma aspettatevi uno svuota la spesa normale, incasinato. Allora, fette biscottate integrali di Mulino Bianco, il pacco grosso mi pare che venisse 1,49 euro. Intanto poggio dietro. Riso Flora, questo qui integrale, io prediligo il basmati, però il basmati non c'è, non c'era nel suo supermercato, non c'è mai stato e quindi ho preso questo integrale, 12 minuti, non come quello della Coop che ce ne vogliono almeno 30, quindi ben venga il riso Flora. Poi, Alessandro, ho voluto come merendina per colazione crostatina questa qui di questa marca che è Dolci del Castello Valdenza, arte pasticcera, e mi pare che venisse 1,15 euro su per giù. Poi pan carré, questo qui sempre della Mulino Bianco, il formato famiglia, ci sono 24 fette. Questo qua l'ho preso perché Samuele fa la colazione salata. Da almeno un mese e mezzo a questa parte, non so come faccia, io preferisco farci lo spuntino di mezza mattinata o comunque lo spuntino pomeridiano con questo. Lo spuntino di mezza mattinata ci metto l'affettato tipo prosciutto cotto, prosciutto crudo, quello che è. Invece pomeriggio me lo tosto e ci metto o burro e marmellata o boh, quello che capita, insomma, questo qui comunque formato famiglia, non mi ricordo quanto viene, scusate. Poi ho preso questi che per il fine settimana Samuele se li mangia, sono della linea della marca Torrema ed è praticamente una marca di una pasticceria che dovrebbe stare a Roma, esatto. E questi qui sono dei mini fagottini al cioccolato, con le gocce di cioccolato, e venivano 1,99 euro. Poi al banco invece gastronomia ho preso questo qui, che sono praticamente quei pezzi finali che mettono degli affettati, c'era anche il prosciutto ma non l'ho preso perché era troppo morbido. E poi perché comunque non mi serviva, c'ho ancora qualcos'altro, 1,14 euro, questo ve lo posso far vedere perché c'è la targhetta e 1,14 euro ed è questo salame qua che io sinceramente non so come si chiami perché io di solito prendo il salame Milano ma questo qui c'ha la grana un po' più grossa del grasso del salame, vabbè insomma questo per i figli e per fare un aperitivo oggi, cioè, perdonatemi, non mi vengono le parole. Allora, poi burro Santa Lucia, questo qui in quantità, dove sta? Dove sta? Dove sta? 250 grammi. Lo metto subito in frigo perché mi si sta già squagliando. Il cane, ovviamente, è sempre in mezzo ai piedini. Poi, e questa è la prima busta. Poi ho preso un'altra busta, i gocciolotti della Balocco per colazione, due confezioni di tonno mare blu, quello all'olio d'oliva, perché io il tonno naturale non lo reggo, non mi piace proprio. Due confezioni di latte Parmalat a lunga conservazione per i bambini e
due confezioni di latte di soia, questo qui da soia, c'hanno solamente questo, e 1,99 euro l'uno, questo me lo ricordo, per me. E altra busta finita. Poi terza busta, ricotta sempre della Santa Lucia Galbani, 150 grammi questa, presa per fare la torta rustica. Questa qui è la sfoglia della Buitoni. Ora vediamo se questa è rettangolare, vediamo se ci faccio la torta salata o se ci faccio le pizzette, ancora devo decidere. Poi tre banane per Alessandro, queste venivano 1,89 euro al chilo, 75 centesimi tre banane. Le zucchine, perché era l'unica verdura che avevo finito, 1,96 euro, venivano al chilo 2,19. Poi Alessandro ha voluto i pinguini, è così. Poi tre confezioni piccoline, tre confezioni piccoline, tre per ognuna 100 grammi di booster della Fiorucci al pollo, questi piccoli, che per l'insalata di riso, per altre cose vanno più che bene, sono un salvacena gratificante. Ho trovato lo scontrino, adesso vi dico pure quanto l'ho pagato visto che già ci siamo. 1,89 euro. E poi ho preso la pasta, questa della Barilla. Allora, io non ho comprato Barilla per tantissimo tempo, fino a che non hanno cambiato, ovviamente, il non hanno cambiato, insomma, e hanno fatto hanno preso solamente grano italiano, e quindi ho cominciato a comprarlo. Questi li ho pagati, mi pare, 79 centesimi l'uno, mi sembra, 71 centesimi l'uno. Ho preso le mezze penne rigate, che per fare anche la pasta fredda sono ottime, le pipe rigate, che a loro bimbi piacciono tantissimo, e i sedanini rigati, l'ho voluti prendere, vediamo un po' cosa ci faccio anche con il pomodoro. E infine ho preso il pane, un filoncino di pane da 400 grammi, 1,24 euro, salato, bello come piace a me, bello abbrustolito, mamma mia. Poi io, mi piace tantissimo sniffare il pane, mi dite se pure voi avete sta fissa di sniffare il pane quando lo comprate, cioè c'ha un odore fantastico, madonna. Poi infine ho preso questo, che è sono le pasticchette per l'apparecchio per Aurora. Allora, una storia curiosa e affascinante ve la racconto. Praticamente io sono andata nello scaffale, l'ho visto, l'ho preso in mano, era vuoto, dico vabbè, forse è questa qui la scatola, vediamo se magari quell'altra sono piene. Sono andata là, vuota pure quell'altra, dico vabbè, forse quelle dei bambini, prendiamo quella normale. Sono andata, vuota pure quella, dico ma che c'è un problema, ho cercato mia cognata, non c'era, c'era un'altra ragazza che lavora lì, mi ha detto guarda Manuela, non ti preoccupare, sono tutte vuote, vieni alla cassa e te le riempio. Io sono rimasta così, praticamente raga, piano piano si rubavano le cose da qua dentro. Cioè, nel senso, la gente andava, questi sono fatti così, no? Sono in questo cosettino qua. Praticamente che faceva la gente? La gente apriva, prendeva questo, se lo intascava nella borsa, richiudeva e lasciava lì. E poi prendi uno oggi, prendi uno domani, prendi uno dopodomani, insomma si facevano la scatola. E quando la gente andava a comprare ce n'erano 36, ma ce n'erano di meno. Raga, cioè me l'ha raccontato la mia cognata, non ci potevo credere. Da secondo me arrivare rubasse le pasticche per gli apparecchi o per la dentiera, fai tu quello che è, cioè arrivare rubasse le pasticche, raga, che poi questo qui non è manco costato tantissimo. Perché è costato 3,79 euro,
cioè 3,79 euro, voglio dire, cioè, sono 36 pasticche, queste di solito si usano una settimana, cioè, ma te vai a rubare pasticchette, ma io non lo so, cioè, io sono rimasta, cioè, allucinata, il mondo è così strano, raga, la gente è tutta strana. Vabbè, niente, questo è tutto il mio svuota la spesa, adesso sto sudando, che poi tra parentesi c'ho sto vestitino che ho preso da Piazza Italia, ma che ve parlo di giugno, che l'ho preso proprio perché è leggerissimo, sono fatta una scorta di vestiti lunghi quando è stato il tempo, prima di partire per la vacanza, e è comodissimo, solo che sto schiumando pure con questo addosso, cioè allucinante. E qui c'è sempre Rompino che ha voluto comprare un altro dinosauro di quelli morbidi, il nodosauro, raga, io sto a fare una cultura che neanche vi immaginate. Va bene, vi saluto, metto a posto tutta sta roba e ci vediamo al prossimo video. Bacio a tutti!